Paolo, ecco. Ecco, Attilio, credo bella, che, molto bella, che Andrea abbia sì, lo ha descritto inquadrato come. Nella giusta maniera Aldo, no? Sì, ecco, qui ricordo quella partita, loro misero Sandro Mazzola quasi sulla destra per evitare proprio gli inserimenti di Aldo, ma Aldo andava uguale. Andava uguale. Senti, dopo la carriera Aldo, perché, quali erano le sue inclinazioni più? Ma lui fece il corso a Coversano, prima di seconda, poi fu, riuscito a fare anche il master e ha incominciato ad allenare i giovanissimi della Roma, devo dire facendo anche bene. Poi è passato agli allievi, ha fatto anche la primavera, dove è arrivato in semifinale al titolo italiano, un paio d'anni. Dopodiché ha iniziato a lavorare per Fabio Capello, che e, però ha iniziato a fare l'osservatore e non gli andava di girare per il mondo perché lo faceva ad alti livelli, ha incominciato così a imborghesirsi, usiamo questo termine. E poi, voleva stare vicino alla sua famiglia. Esatto, sì. E poi invece tramite, adesso non ricordo il nome, quel terzino della Roma pelato. Rocca? No, Greco, giocava terzino destro. Tramite lui è andato ad Atene e ha fatto il responsabile del settore giovanile, un'esperienza bellissima che proprio recentemente me la raccontava. E il suo futuro forse era nel settore giovanile. Lui piaceva. Della Roma? Sì. Ecco, lui seguiva ancora il Milan però, no? Molto, lui a casa sua era milanciano, per dire, aveva certo, Sky, certo. Il Milan era la sua vita, insomma. Ma non puoi dimenticare, quando parti da piccolo come noi tutti, ce l'hai nel cuore, insomma, anche se poi cambiano le filosofie, il modo di giocare, le dirigenze, però i colori sono sempre quelli. Io lo chiamavo spesso prima delle partite fra Roma e Milan a Roma, e lui diceva sì, qui mi chiamano i romanisti, sono carichi, però attenzione, noi dobbiamo, no? Quindi il noi era riferito. Era riferito. Però devo a dire Milan. Che lui ha lasciato un bel ricordo anche a Roma. Certo, certo. Le volte che andavo a trovarlo era rispettato da tutti, veramente, insomma. Ma credo che era difficile non voler bene Aldo, insomma. Ecco Attilio, naturalmente immagino voi della famiglia, ma anche per noi che siamo della famiglia in senso più allargato, sì. Evidentemente in senso lato, la notizia è stata dura e inattesa. Ma guarda, io mi trovavo a Coversano perché stavamo facendo un corso allenando i senza contratto, no? Insieme all'associazione calciatori rappresentata da Tommasi, e verso l'una e mezza circa del giorno 1 di agosto ricevo una telefonata dalla figlia che mi dice: papà è gravissimo. Dico, l'ho sentito ieri sera, e dopo 10 minuti mi richiama e dice: papà è morto. E scusa la pelle d'oca, okay. E allora io con i pantaloncini corti lascio tutto, devo dire anche Coversano, avevamo la finale del torneo Berzotta all'interno, Coversano si è comportata benissimo, bloccato tutto, sospeso tutto immediatamente, e mi hanno accompagnato a Roma e sono riuscito a vederlo dopo 2 ore e mezzo che era morto. E questo è l'uno. Il 3 gli hanno fatto l'autopsia. Sabato mattina abbiamo fatto il funerale a Roma e dopo il funerale l'abbiamo portato a Milano, a Bresso, perché dove riposa mia mamma e mio papà. Devo dire che al funerale di Roma c'erano tanti rappresentanti, c'era Bruno Conti che ha posato una bella maglia della Roma sulla bara di mio fratello, c'era Nela, Bruzzo. E devo dire con rammarico, molto probabilmente è stata una dimenticanza, non c'era nessun rappresentante del Milan. Mi spiace tanto, perché cioè, non tanto a me, sarà dispiaciuto a Aldo, sicuramente è stata una mancanza. Perché non... E la stessa cosa si è verificata poi la sera a Milano. Comunque, a parte questo, io volevo ringraziare questi ex giocatori della Roma, compreso Novellino, Buriani, insomma veramente c'era, a Roma c'era di tutto. Mentre a Milano non sono stati funerali, però arrivata la salma c'erano tantissimi tifosi anche a Milano. Ripeto, è rimasto un po' solo, però sono evidentemente... No, però io devo dirti... Sì, no, ma non, assolutamente non cambia nulla. No, devo dirti Attilio che Adriano Galliani sì. Si è messo in contatto con Andrea, si è messo a disposizione, noi, ma di cuore, con sì, grande... Sì, no, ma ripeto... Con grande stato d'animo, sai che il sito ufficiale del Milan è stato riportato su tutti i giornali, abbiamo ricordato tutto il nostro amore per Aldo, per no, cui, no, ma non è una polemica, è che molto probabilmente lui ci sarà rimasto male, si aspettava qualcuno... Su questo... Più che altro che non succeda per i futuri...
però ecco, no, a parziale scusante volevo proprio affermarti. Noi rimarremo e saremo sempre milanisti, ci mancherebbe. Il grande dolore nostro per la scomparsa di Aldo e il grande amore di tutto il Milan, di tutti i milanisti. Poi anche per i fratelli, eravamo Gino, che è un po' il capo, diciamo, ogni cosa poi il riferimento a lui, perché è il maggiore, il giocherellone, tu lo conosci meglio di noi, certo, a momenti. E siamo molto uniti uno con l'altro, ci siamo sempre aiutati, non c'è mai stata invidia tra di noi perché uno è più bravo o meno bravo. E per noi è una perdita grande, gravosa, perché non è morto il calciatore in casa nostra, ma è morto, certo, certo, è morto una persona che mi manca, ci manca tanto, insomma. Io ho il suo numero di cellulare che non cancello mai. immagino Attilio, che naturalmente il vuoto sia grande anche perché eravamo gli unici tre forse in Italia, sì, certo, non so se nella storia, perché c'erano i sentimenti, ma erano cugini, parenti, non lo so. Tre fratelli ad aver giocato tutti con la stessa maglia, è vero, è un grande record del quale siamo orgogliosi. E poi un saluto grande, e ci tengo a farlo, e mio papà e mia mamma, dove è un messaggio che do ai giovani, sai che a me piacciono i giovani, mi piacciono le scuole calcio, cioè, loro hanno sempre dato spazio al nostro gioco, non si sono mai intromessi più di tanto, e volete giocare? Bene, ci hanno sempre controllato a distanza, ci hanno lasciato liberi di fare quello che volevamo. E quello che consiglio ai genitori attuali, quando avete figli che giocano, lasciateli liberi, non intervenite più di tanto. Insomma, una famiglia davvero con il calcio nel sangue, con il calcio nel DNA. Io personalmente voglio andare avanti nel settore giovanile, proprio cercando di fare un calcio, di dare un messaggio a questi bambini che si affacciano al calcio in maniera veramente positiva. Ecco, calcio, questo naturalmente è importante. Ecco, Attilio, è stato anche per voi, diciamo, un duro colpo, perché di notizie preoccupanti sulla salute di Aldo non ne avevamo, non ce n'erano. Aldo è stato a Milano un mese fa circa, devo dire, lui non, era un pochino, mi diceva, non mi sento così, e molto bene, però niente, abbiamo fatto... a Milano ha fatto tutti i controlli che solitamente lui faceva, ha fatto l'elettrocardiogramma, una specie di check-up, tutto bene, nessun problema. E poi quando è andato a Roma, a un certo punto ci vedeva poco da un occhio, pochi giorni dopo aver fatto tutti i controlli, va dall'oculista e gli hanno trovato un angioma sotto l'occhio, l'hanno operato, l'intervento è riuscito molto bene, perfetto, tutto ok. Dopo 2-3 giorni lui era già in piedi, e poi è successo quello che è successo, che dicevo prima. Tutto all'improvviso, nel giro di una settimana, e adesso non so se c'è un legame tra intervento e non lo so, perché non... Questo naturalmente... Però lui l'intervento, certo, ci dicono che era riuscito bene, non a caso era già in piedi. Insomma. Ecco, senti Attilio, il messaggio che lascia Aldo, no? La testimonianza, cioè... la lezione più importante qual è? La modestia, la misura, la sobrietà, perché cosa tutti noi secondo te ricorderemo, come ricorderemo senz'altro Aldo Maldini? Sicuramente la cosa che colpiva di Aldo, che è un po' una nostra caratteristica, ma visto che lui era un personaggio anche di spessore, era l'umiltà, veramente, ecco, lui questa umiltà che a volte è anche eccessiva, no? E però lo ha contraddistinto veramente, proprio era umile, non riusciva, e poi aveva la tendenza a seguire i deboli, che aveva i bisogni, a proteggere i bisognosi. Sì, lui se c'era uno che ha bisogno era sempre lì, lo aveva dentro, ma già da piccolo era così, sai. Senti Attilio, una frase di Lidholm ad Aldo che ricordi, che Aldo ti ha raccontato? Aldo, io con Lidholm parlavo perché spesso quando avevo tempo, a parte giocavo anch'io, ma magari io giocavo il mercoledì, andavo in ritiro a trovarlo, e Lidholm, perché l'ho avuto anche allenatore Lidholm quando eravamo, perché Lidholm è iniziato nelle giovanili, di conseguenza ci ha cresciuto tutti e tre, e quando Aldo faceva un grande gol, una grossa prestazione, ed era un momento proprio ottimo per lui, Lidholm diceva, no, tutto è normale, per tuo fratello giocare bene, fare gol così è una cosa... normalissima, non fa niente di straordinario. Lui fa qualcosa di straordinario quando
non indovina la partita o sbaglia qualcosa, allora però tutto, un gol bello per Lido diceva che era una cosa normalissima. Ecco, e quindi... E poi l'altra cosa diceva, tu quando giocava, era in piena forma, non allenarti troppo, che stare bene, quando non si sta bene bisogna... Ecco, quindi quando si sta bene non bisogna alterare lo stato di forma. Altri tempi, però il messaggio era quello, insomma. Ecco, tu ci hai raccontato naturalmente il dolore di una famiglia dall'interno, il rapporto fra voi fratelli, le vostre sorelle, la famiglia Maldera, e naturalmente ci sono... anche da parte di Aldo i parenti acquisiti nel corso della vita, nel corso del cammino, sì. Ad esempio tua moglie Raimonda, sì, che la saluto tanto perché è una donna stupenda. Ecco, tua moglie Raimonda, che al funerale di Aldo Maldera, alla fine, sì, è stata lei a ricordare, sì, all'insaputa, perché... con una lettera Aldo Maldera, sì. Allora facciamo una cosa, io leggo alla fine di questa edizione di Terza Pagina questa lettera. Attilio, per il momento ti saluto e ti ringrazio. Grazie a voi, grazie soprattutto. Grazie ad Attilio Maldera per essere stato qui con noi. La tua somiglianza con Aldo è impressionante, a me sembra. Sì, ma veramente. Per larghi tratti della trasmissione, di avere ancora qui assolutamente Aldo. Io voglio leggere agli abbonati a Milan Channel quello che la signora Raimonda, la cognata di Aldo, la moglie di Attilio Maldera, ha letto al funerale di Aldo Maldera. Siamo qui non per ricordare, ma per non dimenticare Aldo Maldera. Quando ieri ci siamo ricongiunti con Attilio fra le lacrime, ha detto ai suoi figli: difendete il nostro nome sempre con onestà e fierezza. Noi tutti in questa dolorosa perdita avevamo perso l'idea di chi era il nostro Aldo, abituati a vederlo sempre così discreto, con la voce che un po' si perde e con la paura di non essere gentile con chi aveva di fronte, non abituato alla critica e sempre preoccupato di rispettare il prossimo. I giornali, i blog lo hanno descritto in modo autentico, ce lo hanno fatto sentire come lui è, una persona per bene, non amante della prima fila, lontano dai microfoni. Quando veniva intervistato, ringraziava sempre. È importante che i primi a ricordarlo come campione gentiluomo siano le mogli della famiglia, i fratelli, i figli, i nipoti, perché noi tutti come famiglia Maldera, ancora nello sport, a contatto con i giovani, dobbiamo portare avanti i valori che lui ha trasmesso calpestando il campo erboso. La forza, la tenacia, il coraggio, la dedizione e soprattutto la passione, che vuol dire autentico amore per quello che si fa. Ecco, questo sarà il nostro impegno per riconquistare quel decimo gol annullato quando hai vinto la stella. Sì, saremo pronti a fare quel gol nella vita. Grazie campione gentiluomo, siamo tutti qui per amarti e accompagnarti, non vogliamo che tu abbia paura, noi non ti lasceremo mai. Grazie a tutti per essere qui a nome della famiglia Maldera. Ed è così che abbiamo voluto trasportare tutti gli abbonati a Milan Channel questa porzione molto importante, questo spicchio molto importante della famiglia rossonera, dentro l'estremo saluto ad Aldo Maldera. Grazie per aver seguito questa edizione di Terza Pagina in ricordo di Aldo, e naturalmente ricordando Attilio, ricordando Gino, ricordando il nostro amico Andrea, buon proseguimento con la programmazione del canale.